E cosa ci sono? Ci sono tre livelli di questi giochi. Questo è un livello già più avanzato, un livello 2. Adesso aspetta che questo glielo lascio un po' più aperto, perché comunque non l'ha fatto spesso, l'ha fatto un paio di volte prima. Non è importante che il cane lo risolva con le zampe piuttosto che con la bocca. Ciascun cane, in base anche al proprio, alle proprie competenze genetiche o apprese nel corso della vita, sarà più portato a usare le zampe piuttosto che la bocca. Non è importante come viene risolto, la cosa importante chiaramente è che venga risolto soprattutto da solo, e non con il nostro aiuto. Adesso, essendo un cane da caccia, sentirà a naso che ne ha lasciato qualcuno in giro. Sì, certo. Adesso andiamo di tempo, poverino. Però capisci che io c'ho solo le zampe e guardalo, guarda, c'è i quali. C'è Leo che glielo vuole fregare. Grazie, l'hai fatto. No, niente, non c'è tolto, non c'è. Eccolo lì che l'ha trovato, ok? Quindi il concetto base è proprio questo. Oltretutto, adesso lo vedete, guardate la coda. Osservatelo, esatto. È un cane che luce come se ci guardasse, ci dicesse: avete visto come sono stato bravo? E ho fatto tutto da solo. Guarda, è già pronto. È già pronto. Adesso, dopo te lo facciamo rifare.